Ciao Tiziana, ben ritrovata e ben ritrovato a tutto il mondo country. Ci siamo lasciati la settimana scorsa parlando di cultura nativoamericana, in particolare abbiamo parlato della simbologia del cerchio, della ruota di medicina con i suoi quattro punti cardinali, che in qualche modo rappresentano il percorso che ciascuno di noi fa per ottenere appunto una sua crescita personale e che sono rappresentati da saggezza, introspezione, fiducia e lungimiranza. E abbiamo anche detto che però le direzioni da prendere per ultimare questo percorso sono ben sette, indicate da sette maestri e dalle cosiddette sette frecce. I quattro punti cardinali di cui abbiamo parlato, ma anche la madre terra, il cielo e lo spirito. Ma se sono sette le frecce, perché si chiama ottava freccia la nostra rubrica? Perché l'ottava freccia siamo noi. Noi che guardiamo queste direzioni e le intraprendiamo e scegliamo come intraprenderle per compiere il nostro percorso. Ora io con una punta di ironia l'altra volta dicevo sarò io la vostra ottava freccia. In qualche modo attraverso i miei occhi spero di farvi conoscere qualcosa di più di queste direzioni. Parlerò oggi di qualcosa che ho toccato con mano in un viaggio che ho fatto 2 anni fa in America, naturalmente insieme a mio marito. Un viaggio che io spesso, con un po' di ironia, definisco un vero e proprio pellegrinaggio, perché sono andata a visitare quei luoghi di cui ho parlato nei miei 2 romanzi country e mi sono resa conto che in qualche modo il racconto, l'illusione e la realtà erano così sovrapponibili da essere quasi indistinguibili l'uno dall'altro e da non capire dove iniziasse uno e dove finisse l'altro, quale fosse nato per primo. È stata un'esperienza veramente bellissima. Noi siamo partiti, come dicevo in un articolo qualche tempo fa per Planet Country di Gianluca Sitta, che saluto, dicevo appunto che siamo partiti come dei cercatori d'America, quasi come se fossimo dei cercatori d'oro, alla ricerca dell'America delle leggende, all'America del mito, ma il mito quello vero, non la leggenda, l'epopea, quella creata ad hoc artificialmente per i turisti, per quello che è il circo mediatico. Ci siamo accorti molto presto che non dovevamo cercare niente, perché l'America non va trovata, è l'America che trova noi. L'America, quella delle grandi distese, l'America degli spazi immensi, l'America degli steccati che si perdono al limite ultimo dell'orizzonte. L'America non deve essere scoperta, non è mai dovuta essere scoperta, era già lì e lì dove appunto noi oggi andiamo, si trovavano delle popolazioni che già alla bellezza di 7000 anni fa avevano in qualche modo costruito non solo un loro insediamento, ma un impianto culturale, filosofico e spirituale di cui noi ancora oggi possiamo godere e da cui possiamo trarre degli insegnamenti. In modo particolare vi parlerò oggi di una delle più antiche ruote di medicina esistenti al mondo. Si trova sulla Bighorn Mountain in Wyoming. Probabilmente molti di voi avranno sentito parlare di Little Bighorn, generale Custer, parleremo anche di questo in futuro. La Bighorn Mountain è lì vicino e ai suoi piedi si trova lo Snake River, che ricorre tanto tra i testi delle canzoni country, quindi è sicuramente uno scenario che vi è assolutamente noto, che vi è conosciuto. E per arrivare appunto a questa Medicine Wheel, per arrivare in questo territorio, in questo terreno che è ancora sacro, è sacro ancora oggi e dove ancora oggi molte popolazioni, Cheyenne, Crow, Arapaho, Shoshone, Sioux, ancora oggi compiono cerimonie sacre, compiono sacrifici. E per arrivare appunto su questa terra magica si compie un percorso molto particolare. Voi dovete immaginare di avere alla vostra sinistra delle pietre che in qualche modo cadono a picco nel vuoto, e invece alla vostra destra dei declivi, dei prati, dove dei wild mustang, dei mustang selvaggi pascolano ancora in capannelli all'ombra, come una volta, liberi nell'open range, fino a quando le politiche glielo permetteranno, visto che le politiche degli ultimi anni stanno mettendo davvero in pericolo questo aspetto, eppure di questo parleremo. E voi a piedi attraversate questo sentiero polveroso, battuto da un vento fortissimo. Nel nostro caso era agosto, quindi c'era un sole forte e un vento fortissimo allo stesso tempo, che fischiava e creava un effetto di voci e di musiche, fino ad arrivare appunto ad una zona più pianeggiante, dove si trova questa ruota di medicina, una zona che non è soltanto sacra, ma che è anche considerata una zona di importantissimo valore astronomico ancora oggi, costruita tra circa, è impossibile datarla con esattezza, ma 1200-1700 anni
chiaramente dopo Cristo, e oggi è considerata un patrimonio storico naturale. Cosa rappresenta questa ruota di Medicina? Allora, questa ruota di Medicina è anzitutto molto grande perché la circonferenza è di ben 78 metri, mentre il diametro è di 24 metri. È suddivisa in 28 raggi e ciascuno di questi raggi termina oltre la circonferenza in 5 poli più un sesto che è rivolto verso est, a ricordare appunto la valenza astronomica. Perché 28 i raggi? Sono 28 anche i pali che sostengono i TP nella cultura Sioux. Perché? Perché sono 28 i cicli lunari. Il palo centrale invece rappresenta il Sole, cioè quello più importante. Intorno a questa ruota di Medicina, come potete vedere, ci sono degli oggetti, una semplice penna, oppure degli oggetti personali che i viaggiatori lasciano. Questa sono io, che a mia volta sto lasciando il mio fazzolettino, e li lasciano per segnare il punto della ruota di Medicina in cui si trovano e il percorso che in qualche modo stanno facendo, con rispetto verso quella che è il respiro dell'universo che in qualche modo sentono tutti intorno. Una brevissima cosa e poi vi lascio. Mentre camminavamo abbiamo incontrato un uomo appartenente alla popolazione degli Shoshone. Era un uomo anziano, non saprei dirvi la data. Camminava ed era stanco, ma aveva una luce particolare negli occhi e ci disse che quel percorso, quel pellegrinaggio per lui veramente, era stato desiderato da suo padre e da suo nonno prima di lui, loro venivano dal sud, ed era felice di poterlo fare e di poterlo compiere prima della fine della sua vita, perché questo avrebbe portato a termine quello che era un percorso di spiritualità e un percorso di crescita di tutta la sua famiglia in qualche modo e della sua stessa popolazione. E in quel momento, camminando con lui, ho avuto veramente la sensazione di accedere al tempio più sacro in cui fossi mai stata fino a quel momento. Io vi ringrazio per avermi accompagnato in questa esperienza, la volta prossima vi racconterò qualcosa, magari anche attraverso le parole di quello che può essere veramente un nativo americano. Spero che tutto questo vi interessi, vi mando ancora un grosso bacio e arrivederci alla settimana prossima.